Ha portato qui la vicinanza di Papa Francesco. Lei alla fine della celebrazione ha dato anche un'impressione personale di tristezza ma anche di speranza in questo giorno. Sì, appunto sono venuto qui veramente con il cuore un po' oppresso, anche perché in questo anno ho visto la distruzione, ecco, e ho sempre cercato di seguire, anche se un po' da lontano, le vicende di questo territorio. Adesso vedere appunto quello che è successo qui, vedere tutta questa distruzione, non può che provocare che una grande tristezza, una grande desolazione del cuore. Però ecco, ho sentito anche dalle persone con cui ho parlato, a cominciare dal Vescovo, e anche da questa celebrazione mi ha dato proprio questa sensazione, insomma, che c'è voglia di continuare, c'è voglia di riprendere, c'è voglia di ricostruire, di andare avanti, e questo è molto bello. Ecco, come sempre, no, tutte queste situazioni diciamo, hanno sempre questo doppio aspetto, un aspetto di morte ma anche di resurrezione, ecco. E qui forse è emerso proprio anche questo aspetto di resurrezione e di vita.